Comandante, innanzitutto ci dica come sta in questo momento. Me la sono vista brutta. Lunedì, però sono qua a Villa Scarsia a Genova, all'ospedale di San Pellegrina, con una troupe veramente brava, i medici, infermieri, e niente, solo un po' di problemi alle braccia, specialmente quello destro, però non molliamo. Andiamo avanti. Dove è stato raggiunto dalla fiammata? Sono stato raggiunto principalmente alle braccia perché mi sono protetto il viso, perché quando uno deve fare delle scelte, per fortuna quando è successo il fatto non sono andato in panico, sono rimasto calmo e ho giocato le mie carte e per fortuna che sono andate bene, diciamo. Ci può raccontare, insomma, cos'è accaduto in quegli istanti, dove si trovava proprio la dinamica dei fatti? Mi trovavo sull'incendio dei latte, le ville, con i fatti in mattone, io ero con l'autobutte, pronto per spegnere, diciamo, vicino alle case per dar una forte ai vigili del fuoco. In quel momento, ma 30 secondi, vi dico, perché il fuoco era basso, c'erano delle fiammelle vicino, dico, le spengo, ste qua, sulla strada, e niente, in 30 secondi ha preso il chioma e ha circondato. Mi ha praticamente circondata. Allora io ho tentato, invece di scappare subito, di salvare l'autobotte e non sono riuscito. E allora poi ho dovuto saltare in mezzo al fuoco praticamente, in mezzo alle fiamme e sono riuscito a fare una via di fuga e sono qua che la racconto praticamente. Quindi in quel momento la sua priorità era quella di mandare via tutti per salvarli e poi di salvare il mezzo con un grande senso del servizio. Sì, prima ho mandato via tutte le persone, però io non sono andato via subito immediatamente, ho tentato proprio tutto per tutto di salvare il mezzo e quasi quasi, che non, purtroppo non ci sono riuscito, sono stato sconfitto su quello, il mezzo si è bruciato ugualmente, però quasi quasi ci rimettevo il pegno, insomma. Cosa ha Invece dai. pensato in quei momenti drammatici? Ma guardate, sono quelle cose che. Prima cosa non sono andato nel panico perché uno può andare da tutte le parti, ho ponderato dove devo scendere e poi la mia povera mamma sono quelle cose che non si sa, praticamente mi ha chiuso la porta che mi ha detto che non era ancora in definitiva. Comandante, noi la ringraziamo per il suo lavoro, per il senso di servizio e di attaccamento alla sua uniforme che ha avuto e le auguriamo una pronta guarigione. Io ringrazio a tutti la solidarietà di tante persone che mi hanno chiamato, che hanno chiamato a casa, dai volontari, dai colleghi, da gente impensabile, proprio gente che conosco lì, anche di vista. La solidarietà di tutti mi ha fatto un immenso piacere, proprio. Grazie a tutti quanti.